La presentazione sarà fatta tra Roberto e Roberto, quindi siamo in due che cercheremo di farvi vedere come Life Rail ha aiutato una piccola azienda quale Wallety, che è una startup nel mondo del pagamento. Giusto due parole su chi siamo, perché questa mattina avete sentito parlare persone che arrivano da nomi ben più conosciuti del nostro. Una banca, uno dei due gestori dei giochi di Monopolio, non so se si dica così o meno, perdonatemi se lo dico in modo errato, ma comunque ben conosciuto. Noi invece siamo una piccola startup nel mondo dei pagamenti, quindi in un mondo dei giganti, dove ci sono le banche, dove ci sono realtà finanziarie importanti, ma noi vogliamo dare un qualcosa di differente, un qualcosa che il cliente oggi sta chiedendo, una semplicità, un'economicità e una visione diversa di quello che è una soluzione tipicamente bancaria. Wallettabile. Wallettabile, già il nome, dice qualcosa. Abile perché abilita la ricezione di pagamenti. Quindi quello che vedremo oggi è sostanzialmente una soluzione che permette al cosiddetto merchant, al cosiddetto libero professionista piuttosto che negoziante, di accettare pagamenti dai clienti tramite strumenti comuni quali le carte di credito o le carte di debito. Da dove nasce Wallety? Wallety nasce da una necessità di mobilità. Oggi come oggi sappiamo tutti che sempre più il business si sposta dal cliente, non è più il cliente che va nel negozio o per assurdo che va nell'agenzia anche bancaria o nell'agenzia assicurativa a pagare premio, ma è sempre di più il venditore, la persona che si muove a casa del cliente o che cerca il cliente in modo nomade, in modo itinerante. Il secondo punto: l'uso delle carte plastiche sta cambiando e sta aumentando. Abbiamo finito l'altro ieri il convegno ABI e vi do due numeri che sono comunque significativi. Il numero delle carte di credito, soprattutto carte di credito prepagate, quindi quello che agli italiani piace tanto, mettere prima i soldi e poi andare a spenderli, perché così succede anche nelle telecomunicazioni, che è il mondo dal quale io arrivo, sta aumentando in termini percentuali di due digit all'anno. Quindi il mondo delle carte prepagate cresce sempre di più. Il mondo del bancomat purtroppo devo dire che è piuttosto stabile. Sappiate che in Italia i 2/3 delle transazioni con carte plastiche vengono fatte tramite bancomat, però sta succedendo una cosa un po' diversa. Se prima il bancomat veniva principalmente usato per andare all'ATM a prendere i soldi contante per poi andare a spenderli nel negozio, oggi il bancomat vede un timido 7% di incremento come strumento di pagamento diretto presso un negozio. Questo che cosa significa? Che comunque ci stiamo abituando anche in Italia a pagare di più con le carte plastiche. Le tecnologie, e qui ne vedremo una, ci permettono di migliorare questo processo anche sui piccoli pagamenti che fino ad oggi invece vedevano sostanzialmente l'uso del solo contante. Wallety pensa che lo smartphone che ognuno di noi ha in tasca, è un altro dato significativo, oltre il 70% degli italiani ha in tasca uno smartphone oggi, o ha un tablet, quindi sono numeri veramente importanti, sia l'abilitatore a queste nuove tecnologie di ricezione del pagamento. Wallettabile, che cosa abbiamo creato? Per ricevere pagamenti qui serve uno strumento, quindi anche qui, a differenza delle altre presentazioni, io vi farò vedere come con LifeRail abbiamo collegato mondi diversi e tecnologie diverse. Abbiamo disegnato questo oggettino. Per disegnare questo oggettino ci vogliono
delle competenze specifiche, non solo in termini di design, sembra una calcolatrice degli anni 80, ma è stata fatta volutamente così, perché se lo fai troppo tecnologico, le persone hanno paura di inserire la carta di credito, perché dicono quello non è un POS, quindi anche qui il cliente si deve identificare nell'hardware che sta utilizzando, dove mette uno strumento personale. Abbiamo disegnato questo oggettino, l'abbiamo certificato con tutte le possibili certificazioni possibili e immaginabili. Oggi è live, si può acquistare sul nostro sito web e abbiamo dei partner che lo stanno commercializzando, e grazie a questo oggetto si può prendere il pagamento. Vedremo poi come è composta la filiera. Perché? Perché comunque questo è solo il primo mattoncino. Che cosa viene richiesto da un servizio di pagamento oggi? Che sia economico, e io qui ho scritto dimentichi i canoni mensili e i costi del POS bancari. Perché? Perché fino ad oggi in Italia, a differenza di tutti gli altri paesi europei, il POS è dato sostanzialmente solo dalle banche. E le banche lo collegano a un conto corrente, non tanto per vendere un sistema di pagamento. Non so se c'è qualche banca. Non so se c'è qualche banca. Vabbè, ho raccontato le stesse cose al convegno dei bancari. Poi alla fine qualcuno mi ha dato ragione, qualcuno mi ha detto che sono folle, ma queste cose ci stanno. In sostanza, quello che noi diciamo, oggi la banca utilizza il POS verso il merchant unicamente per creare un flusso di cassa attivo verso quel conto corrente che al 90% è in rosso. Quindi questa è la necessità della banca. Quello che invece stiamo facendo noi, stiamo dicendo, questo è uno strumento che ti permette di far crescere il tuo business, perché ti permette di accettare dei pagamenti che altrimenti tu perderesti. Perché? Perché arriva il cliente che dice: voglio pagare con la carta di credito. Provate a immaginare nei mercatini, provate a immaginare qui a Roma con tutti i turisti stranieri, se uno non ha un oggetto del genere difficilmente riesce a convincere lo straniero ad andare a prelevare il contante e poi tornare per pagare. Deve essere sicuro. Perché? Perché stiamo parlando di soldi, importanti, anche perché le transazioni che si possono fare dipendono dal plafond della carta di credito del cardholder. Ma se uno ha una Visa Black o un American Express Platinum, potremmo anche parlare di decine di migliaia di euro con una sola transazione. Facile sotto tutti gli aspetti, facile sotto l'aspetto di chi lo usa, facile sotto l'aspetto di gestione successiva dello strumento. Veloce. La velocità di transazione è uno degli aspetti più importanti. Io non voglio farvi la demo live, se poi volete mi trovate in giro, vi faccio una demo di un pagamento se c'è qualcuno che vuole mettere la carta di credito senza problemi. Le demo costano. Quindi, no, ma questo per dire un aspetto importante. Voi vedrete che la velocità di questo terminale è circa un decimo in termini di tempo rispetto a un terminale tradizionale connesso alla rete analogica che va a fare la chiamata. Perché? Perché il mio smartphone è sempre connesso a internet, io non faccio altro che inserire la carta. Normalmente massimo 2 secondi io ho l'autorizzazione che la transazione sia andata a buon fine o non è andata a buon fine. Questo è un aspetto importante, è un aspetto importante per chi ha traffico e che deve prendere parecchi pagamenti, perché anche i secondi vengono contati. Provate a immaginare i supermercati, star lì ad aspettare non è sicuramente una bella cosa. Comodo. Comodo perché? Perché diventa uno strumento personale, come se fosse il telefono. Lo porto con me perché se sono in giro a fare business devo anche accettare i pagamenti in modo da chiudere il mio business. Quindi con più piccolo è, e soprattutto se ha anche una durata di batteria importante, questo diventa una cosa positiva per il merchant.
tre transazioni al giorno, dura 20 giorni senza la necessità di ricambio. Customer care, anche qui è evidente che dietro a questa tipologia di servizi il merchant si sente più tranquillo se facendo una telefonata ha un team competente che risponde al telefono. Questo molte volte nella struttura classica bancaria non avviene, perché chi è allo sportello della banca dove il merchant si relaziona non è un esperto di sistemi di pagamento. Noi abbiamo un team dedicato agli esperti di sistema di pagamento. Ok. Bene, iniziamo ad entrare nel tema di oggi, cioè che cosa abbiamo fatto e come abbiamo utilizzato l'iCredit per fare business. Io non so parlarvi in termini tecnici di portali, di caratteristiche, non ne ho la più pallida idea di che cosa si stia dicendo, però vi posso raccontare come noi abbiamo connesso, grazie a una piattaforma LifeRay, una serie di soggetti esterni, soprattutto soggetti certificati, perché per operare nel mondo dei pagamenti bisogna essere certificati, e quindi diventa un aspetto importante. Per me LifeRay è la macchina che mi permette di fare business. Device, non voglio raccontarvi quello che c'è scritto perché tanto lo leggete, è certificato per forza di cose. Poi abbiamo un'app che si installa sui telefonini che colloquia con questo oggetto tramite Bluetooth. Quindi ho una connessione che, una volta letta la carta di credito, una volta abilitato il terminale, tramite il mio telefonino va a connettersi con un host remoto. Quindi abbiamo una parte di web che, come vedremo nelle slide successive, permette anche tutto il cosiddetto onboarding e enrollment del merchant, quindi tutta la fase di acquisizione dei documenti che servono per far sì che un merchant diventi abilitato, e gestisce anche, secondo i criteri dettati da Banca d'Italia e da BaFin tedesca, perché in questo momento noi siamo assoggettati sia a Banca d'Italia che in Germania, perché abbiamo un acquirer cross border tedesco che ci dà servizio finanziario, quindi abbiamo dovuto far certificare tutti i processi da queste due entità. E poi abbiamo una serie di servizi che sono appunto abilitati grazie al portale LifeRay. Eccoci qua. Allora. Processo di adesione. Come fa un merchant a prendere un nostro terminale e a diventare nostro cliente? Innanzitutto, i servizi di pagamento possono essere erogati a tutte quelle entità che hanno almeno una partita IVA. Per cui un merchant va sul nostro portale, inizia a identificarsi e mi dà la sua partita IVA e una sua mail per la prima registrazione. Dopodiché, per abilitarlo, devo vendergli il device, perché se non acquista l'oggettino non è che può andare avanti. Quindi walletabile è il prodotto, e poi gli diamo anche la possibilità di acquistare la visura camerale, perché per norma noi dobbiamo avere la visura camerale per poter mettere onboarding a questo merchant. E qui la prima connettività del nostro portale verso il mondo esterno. Infocamere, abbiamo una connessione diretta che, grazie alla struttura così come l'abbiamo fatta, prende la partita IVA del cliente, chiama Infocamere e compiliamo in automatico tutti i dati della società. Quindi c'è viene autocompilato tutto il form di registrazione. Questa è una novità che abbiamo lasciato da 10 giorni, perché prima il cliente doveva immettere a manina tutti i suoi dati, ma essendo un prodotto finanziario, i dati che dovevano essere immessi erano veramente una mole importante. Io non so se qualcuno di voi ha avuto l'esperienza di andare in banca a chiedere un POS.
ci vuole circa 2 ore per compilare i modelli della banca. Dopo queste 2 ore, che naturalmente viene richiesta, come la chiediamo noi, certificato camerale, la carta d'identità, il tesserino fiscale, tutte queste cose qui, perché non è che possiamo esimerci dal fatto di chiedere i documenti. Però quello che facciamo, cerchiamo di farlo in modo user friendly e soprattutto veloce. Ok. A questo punto diamo una conferma al cliente. Ti diciamo, caro cliente, confermami che tutti i dati che io ho compilato in automatico, quindi che sono andato a prendere da infocamera, siano corretti. Se c'è qualcosa lo puoi modificare. Una volta modificato, clicca. Clicca, puoi leggere le condizioni contrattuali, perché naturalmente uno prima di andare avanti dice ma io voglio leggere un contratto, va bene, ti diamo la possibilità di leggere tutti i contratti e a questo punto via mail inviamo i contratti al cliente. Grazie alla piattaforma possiamo anche fare l'upload dei contratti, quindi che il cliente ha sottoscritto, e possiamo caricare anche tutti quei documenti accessori, in questo caso non più la camerale, perché la camerale l'abbiamo già scaricata noi, ma chiediamo appunto il documento di identità ed altri, e da qui andiamo verso il mondo del nostro acquirer, che è Evo Payment in Germania, a Colonia. Giusto due parole, mi dicono che ho 10 minuti, va bene. C'è un'altra slide, quindi facciamo in fretta. Evo Payment è il quarto acquirer nel mondo che ha scelto Wallet per implementare la soluzione di Mobile POS in Europa, proprio perché siamo riusciti a far capire a questa realtà di dimensioni importanti. Pensate che per entrare in Europa ha comprato Deutsche Bank Card Services, quindi stiamo parlando di un gigante, però ha scelto la nostra soluzione perché è veramente innovativa anche sul territorio, oltre ad essere innovativa sul territorio italiano, ma anche sul territorio europeo. Andiamo avanti. Quindi vengono mandati questi documenti in automatico. Tutto questo processo è tutto automatico. Se il cliente ha bisogno, ha un numero di contact center e noi lo seguiamo con le maschere che vedremo dopo, passo per passo. Validazione AML. Che cos'è AML? Anti-money laundering, cioè anti-riciclaggio. Banca d'Italia chiede che tutte queste formalità vengano fatte sottostando a queste condizioni. E qui ci siamo fatti approvare un processo dove il cliente, quando compra, ci dà la sua carta di credito, noi gli mandiamo un codicino di 4 cifre all'interno del campo variabile della carta di credito. Se avete un account PayPal l'avete fatto, perché PayPal è stata la prima a fare questo sistema di riconoscimento tramite terza parte. Noi facciamo la stessa cosa, lo facciamo sia sulla carta di credito che sul bonifico, diamo questi codicini, il cliente rimette questi codicini e come terza parte viene identificato. Convenzionamento, perché a un certo punto abbiamo detto abbiamo mandato tutti i documenti, abbiamo fatto tutte le attività, dobbiamo convenzionarlo. Quindi Evo Payment ci dà la conferma che quel merchant può essere accettato, generiamo il cosiddetto terminal ID, chiudiamo il ciclo, viene stampata la fattura di vendita del dispositivo, vengono stampati i documenti di spedizione del dispositivo e viene messo effettivamente live, pronto per accettare pagamenti, tutto il sistema. Questo è il primo pezzo, cioè come faccio a mettere in piedi un merchant. Come avete notato, c'è un'interazione che è sostanzialmente zero da parte delle persone, è tutto web. Questo è stato possibile appunto grazie alla piattaforma che abbiamo sviluppato poi con il nostro partner Itresco, che ci ha aiutato in questo percorso. Andiamo avanti. Processo di pagamento, questo forse è un pochino la cosa che interessa di più.
Vabbè, l'app è disponibile sui vari store, adesso qui ce ne siamo dimenticati uno perché c'è Windows Mobile che è già disponibile. A questo punto facciamo il pairing Bluetooth tra il dispositivo e il nostro telefono. Nel momento del pairing andiamo a chiamare il portale e andiamo a dirgli: caro portale, sono Pippo, come sono abilitato, a quali circuiti sono abilitato, Visa, Mastercard, Pago Banco, Mastercard, American Express, JCB, eccetera, eccetera. E quindi il portale passa tutti i dati di convenzionamento al terminale. A questo punto il terminale è pronto, posso digitare l'importo e fare il primo incasso. Qui facciamo un'operazione che è simile a quella del POS tradizionale, ma da qui in avanti cambia ancora tutto il percorso rispetto al sito, a un POS tradizionale. Vabbè, se rimetto la carta, scusate, qui posso usare tutte le metodologie, o la inserisco, faccio il tap, faccio lo swipe, secondo che cosa ho come carta, andiamo avanti. Firma del cliente, vabbè, siamo in grado di prendere la firma sul display del telefono. Queste sono banalità. Invio dati di transazione, quindi verso il portale io vado a dire: ho effettuato una transazione di euro X con questo circuito e mi serve che arrivino i soldi. In questo momento, una volta che la transazione è autorizzata, io invio una mail al merchant e dico: caro merchant, ti sono stati accreditati, in questo momento sul conto virtuale, perché fisicamente non c'è ancora stato il trasferimento di soldo fino a quando non ci sarà un file che viene inviato successivamente, euro 50 dalla transazione di Roberto. Dall'altra parte, a Roberto, sulla sua mail, verrà inviato uno scontrino, e lo scontrino è esattamente lo stesso che riceverete da un POS tradizionale, con lo stesso formato, gli stessi caratteri e gli stessi campi. Viene inviato al card holder lo scontrino perché deve poter vedere che cosa ha pagato. In sostanza, tutto quello che vi abbiamo raccontato fino a qua è per dire che grazie a questa piattaforma, io ripeto, non sono un tecnico di piattaforme web, ma grazie a LifeRail noi siamo riusciti ad integrare, qui abbiamo saltato una serie di passaggi perché sennò vi tediamo fino a domani mattina, una serie di passaggi e una serie di attività che vanno all'esterno del nostro portale grazie a una piattaforma semplice che facilmente integrabile, facilmente gestibile e che colloquia anche con mondi diversi. Qui sono tutta una serie di servizi che abbiamo e se... giusto per farvi vedere che cosa abbiamo fatto, il merchant poi può leggere tutte le sue transazioni come se fosse in un ambiente web banking, dove vede il terminale associato a che ora ha fatto la transazione, che cosa ha fatto, se è un pagamento o meno, perché può esserci anche uno storno, può esserci un accredito, cioè possono esserci diverse modalità, vede che cosa ha transato, qual è la commissione che ha pagato e qual è l'importo netto che gli è stato accreditato sul conto. Tra qualche giorno verrà anche rilasciata per la prima volta in assoluto un tracking completo della transazione, dove il merchant vedrà transazione accettata, transazione in pagamento, transazione pagata il... Tutto questo nell'arco delle 24-48 ore, perché noi comunque garantiamo sempre 24-48 ore per avere i soldi sul conto corrente. Ricco di funzionalità diverse, c'è tutto quello che ha bisogno il cliente. Grazie al portale noi siamo in grado ogni giorno di dare qualche servizio in più in modo facile. Andiamo a prendere i dati che ci servono e li esponiamo nel modo corretto. Abbiamo poi tutta una parte di back office, anche qui gestita in modo magari un po' più tradizionale anche come grafica,
che però ci permette, permette ai nostri operatori del call center, attualmente abbiamo solo persone interne, ma stiamo pensando di esternalizzarlo, quindi di dare anche questo tipo di interfacce ad operatori di call center esterni che potranno vedere in base alle loro abilitazioni soltanto una parte delle operazioni che faranno i clienti, per esempio gli importi non vedranno, ma tutto questo è stato reso possibile in modo abbastanza facile. Ho finito, volevo soltanto dirvi che dopo, se avete domande più tecniche di come abbiamo organizzato questo, c'è il mio collega Roberto che vi sa rispondere. Tutto questo è stato fatto, visto le presentazioni precedenti che davano anche un'idea del tempo, no, di sviluppo, diciamo che noi ci abbiamo messo circa 4 mesi più o meno a fare il progetto iniziale. Lo sviluppo della prima versione è stata fatta dopo 6 mesi, più o meno. A oggi siamo a circa un anno. Circa un anno, sì. Sì, da parte di sviluppo, e iniziamo a erogare dei servizi che inizialmente non erano neanche previsti, ma che il merchant ci chiede. Siamo stati i primi a fare un'integrazione con un ERP, e tutto questo permette direttamente dal PC del commercialista, dal PC del cliente, di fare lo scambio importo via web, via portale sul nostro device con un messaggio di push, quindi una cosa anche qui piuttosto complicata, però tutta gestita via internet. Chiudo dicendo soltanto due parole, cioè riprendendo quello con cui ho aperto inizialmente. Molte volte si pensa che tutti questi aspetti, e qui lo dico perché proprio veramente ero ignorante, quando mi hanno detto dobbiamo usare l'Alfrei, io ho detto salè cos'è in milanese, perché non avevo la più pallida idea di che cosa fosse. Devo dire che grazie ai miei tecnici, grazie alla competenza che ho trovato nei partner che hanno sviluppato, mi sono reso conto, io ero rimasto ai tempi di sviluppi dei portali, del resto quando ho fatto informatica l'ho fatto sul PDP 1134, quindi forse tutto quello che c'è oggi non c'è. E, per cui oggi ci sono degli strumenti che permettono sia ai grandi ma anche alle piccole realtà che vogliono iniziare in modo comunque strutturato di rilasciare dei servizi importanti. Noi pensiamo che questo sia un servizio importante sia lato clienti che lato mercato, perché è veramente un'innovazione. Grazie.